sindaco non potrebbe essere se non così. Adesso farò, esporrò a tutti alcuni miei pensieri, non è un discorso, sono dei pensieri miei che voglio fare partecipi a tutti. In particolare sento prima di tutto il dovere di ringraziare l'Aula, tutta l'Aula, per la fiducia che ha voluto riporre in me con il voto di oggi. Ringrazio tutti i colleghi, sia coloro che mi hanno votato perché condividono un dato percorso politico, io sono tutto socialisti, CET, Polis, UDC, sia coloro che non lo hanno fatto perché magari di opinione diversa. Tutti abbiamo contribuito a determinare una libera e democratica competizione. Al nuovo incarico che mi avete oggi affidato mi dedicherò con tutte le mie forze e le mie energie, cercando di svolgere nel migliore dei modi il ruolo istituzionale nell'interesse della città. Ricoprire una così carica, alta carica istituzionale, quale quella di Presidente del Consiglio Comunale della città di Calatina, è per me un grande onore che certamente mi gratifica e mi rende ancora più disponibile e responsabile nei confronti della nostra città. Responsabilità naturalmente che intendo condividere con l'ufficio di presidenza e con i colleghi consiglieri tutti, che sicuramente vorranno contribuire a determinare percorsi politici e amministrativi virtuosi per ripristinare quel clima di fiducia che deve intercorrere necessariamente tra i cittadini e le istituzioni. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che il Consiglio Comunale assurga sempre più al luogo di comunicazione e di incontro tra la città e l'amministrazione. È necessario, a mio avviso, snellire i lavori d'aula, utilizzando i risultati che matureranno all'interno dei gruppi consigliari e nelle commissioni. Solo così, a mio avviso, l'aula consigliare diventa luogo di approfondimento e di sintesi dei problemi. Per quanto mi compete, cercherò di essere un attento osservatore delle regole, ma principalmente di pormi al di sopra delle parti per garantire al Consiglio un naturale e proficuo dibattito, anche in presenza di dovute contrapposizioni politiche negli interessi della collettività. Essere il Presidente del Consiglio è una grande assunzione di impegno politico e amministrativo che intendo assumermi, ed in questo contesto concedetemi l'opportunità di ringraziare tutti coloro ed in particolare il mio partito politico che credendo nella mia candidatura mi hanno permesso oggi di essere qui tra voi. Calatina, come molte altre parti d'Italia e del mondo, è una città che soffre, una città in cui manca il lavoro, una città con poche opportunità di sviluppo, una città con una forte sofferenza sociale, una città in cui le famiglie si trovano in forti difficoltà economiche, una città in pratica con tanti problemi. Ma proprio per questa nostra consapevolezza abbiamo il dovere di lavorare per creare delle opportunità di sviluppo per i nostri concittadini. Nessuno di noi ha le soluzioni per risolvere immediatamente tutti i problemi, ma noi tutti, Consiglio e amministrazione attiva, possiamo e dobbiamo essere solleciti a rispondere alle aspettative della collettività. Proprio per questo ci aspettano giorni difficili e di intenso lavoro, ma su problematiche la cui risoluzione richiede decisione e tempi adeguati. Il mio mandato sarà improntato a garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione, garantendo l'esercizio pieno ed effettivo delle proprie funzioni consigliari nel rispetto dello statuto e del regolamento. Sento l'importanza del compito affidato, mi auguro che anche con la vostra fattiva collaborazione io possa assolvere tale compito in maniera seria, equilibrata, trasparente, attenta e diligente, rispettoso dei ruoli e delle varie prerogative di ognuno di voi. Auspico che si possa a breve creare un clima di reciproca stima e fiducia e di fattiva collaborazione. Il mio compito sarà quello
di assicurare l'osservanza delle regole, permettendo ad ognuno la manifestazione del proprio pensiero e del rispetto delle idee politiche e o convincimenti, senza che ciò sia lesivo della dignità personale e politica. Permettetemi anche un saluto ai miei predecessori e un augurio al neo eletto vicepresidente eletto del Consiglio Comunale, con la quale spero di instaurare sin da subito un reciproco rapporto di stima e collaborazione. Mi sia permesso inoltre un doveroso saluto a tutte le autorità religiose, civili, militari e alle forze dell'ordine, in particolare anche ai signori giornalisti e a tutti i nostri concittadini, sia presenti che a quelli che ci seguono con i vari mezzi di comunicazione di massa. Infine, un anticipato ringraziamento a tutti i dipendenti comunali, con i quali spero di continuare quel buon rapporto personale e istituzionale di collaborazione, sempre riservato e fondato sul rispetto personale dei ruoli che con loro ho avuto anche nella passata amministrazione. Mi sia consentito inoltre, questa volta a nome di tutti, un caloroso ed affettuoso saluto e ringraziamento per Sua Eccellenza il Dottor Alberto Capuano, commissario prefettizio di questa città, per le competenze e la capacità professionali espresse nel pregevole, costante e fattivo impegno svolto in questi mesi per la nostra città. Grazie di cuore. Signori consiglieri, signor Sindaco, assessori, ci attende un periodo di intenso lavoro che mi auspico ed auguro sia foriero di piene soddisfazioni per tutti e di innumerevoli eventi positivi per la nostra città. Grazie.